Vivere raccontare, puntata numero 355. Sono le 16.05 del 28 ottobre 2022 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini e in collegamento con noi il gruppo Atracne. Oggi sempre con noi il presidente, l'architetto Daniele Bello e una delle componenti, l'architetto Maria Grazia Canuto. Oggi parleremo con il gruppo Atrante 2000 proprio di come è possibile impiegare al meglio, nell'ambito del piano sicurezza, le forze di polizia. Dottor Bello, cominciamo subito con lei. Secondo lei c'è comunque un utilizzo sbagliato delle forze di sicurezza, del personale in servizio? Ecco, oh sì, dobbiamo dire che intanto questo primo argomento è il primo tema della piattaforma del gruppo Atlante 2000, la piattaforma di oltre 50 progetti di riforma strutturale che noi presentiamo e che abbiamo già detto altre volte, invieremo di volta in volta all'onorevole Meloni, appunto per aiutarla a realizzare il suo programma di riforme, e all'onorevole Mattarella, il capo dello Stato. Qui abbiamo già chiesto di essere ricevuti e al quale rinnoveremo la richiesta di inviare un messaggio alle Camere per dire alle Camere che ci sono questi importanti progetti che costituiscono una piattaforma fondamentale per ogni partito e quindi per lo sviluppo d'Italia. Quindi il primo punto, diciamo, il primo progetto che presentiamo è il progetto sicurezza di fondamentale importanza, sia per uno Stato democratico che per uno Stato dittatoriale. Soltanto che c'è una differenza, che la sicurezza in uno Stato democratico la si assicura con il controllo del territorio e per questo ci vogliono molti uomini sul territorio a controllarlo. E invece in uno Stato dittatoriale per la sicurezza non occorrono molti uomini, perché come tutti sanno la sicurezza la si gestisce con le percosse e con il terrore. E quindi questo dispiegamento di forze non è necessario. In Italia invece in un regime democratico occorre controllare il territorio e questo lo si fa con l'impiego di numerosi uomini sul territorio. Io do un solo dato perché si comprenda l'enormità della deficienza italiana nell'organizzazione della sicurezza. In Italia ci sono oltre 400.000 uomini, più del doppio degli altri stati europei, ma molto meno della metà è impiegato in servizi operativi. Pensate, ci sono più di 200.000 uomini da recuperare al servizio attivo. Con tutto questo personale, noi creiamo una rete capillare di volanti, di poliziotti di quartiere e investigativa. Vi faccio un esempio pratico. Nel Veneto attualmente ci sono 25 volanti, 25 unità poliziotti di quartiere per tutto il Veneto. Noi invece con il recupero di questo personale ne mettiamo sul territorio 400 più 400 più 400. Voi comprendete bene che con queste forze si controlla tutto sul territorio. Anche i minimi reati verranno previsti e verranno prevenuti dalle forze dell'ordine, cosa che non si può fare con le attuali forze sul territorio. E questo avrà un vantaggio notevolissimo per tutte le attività produttive. Farà diminuire i reati e soprattutto diminuiranno le morti, i morti e gli uccisi appunto dalle varie attività delittuose e recupereremo quell'enorme ricchezza, si parla di 600 miliardi di euro annui che vengono persi per gli illeciti di genere. Quindi il progetto sicurezza è di fondamentale importanza per ogni Stato, sia esso democratico che dittatoriale, proprio perché permette lo sviluppo superiore dal punto di vista economico e sociale dello Stato stesso. Ecco Grazie. perché questo primo progetto è quello che presentiamo per primo per la piattaforma di progetti che noi presenteremo di volta in volta all'onorevole Meloni e al Presidente della Repubblica. Grazie al Presidente del Gruppo Atlante 2000, l'architetto Daniele Bello. Architetto Canuto, quanto è importante pianificare proprio sul territorio anche i controlli in maniera capillare, come ci ha accennato il presidente del gruppo Atlante 2000. Ci ha anticipato adesso il nostro presidente, la sicurezza, il controllo del territorio è fondamentale
vitale proprio per lo sviluppo paese. E senza un controllo capillare, il nostro paese ovviamente è in mano a un potere parallelo che non ha la forza e l'autorevolezza di controllare, ma favorisce tutto quello che è un mercato parallelo clandestino. Quindi, giustamente, come dice il dottor Bello, abbiamo un dispendio di forze umane distratte probabilmente su una burocrazia che ormai oggi, grazie a tutto quello che è una nuova cultura telematica, potrebbe essere sostituita la risorsa umana, e invece abbiamo latente nel territorio un controllo anche per i nostri ragazzi e per tutto quello che concerne lo sviluppo commerciale, artigianale e industriale, in quanto i nostri imprenditori spesso sono in balia di un parallelismo che non è sicuramente favorevole a quello che è illecito, ma l'illecito, il nostro territorio sappiamo benissimo, è intriso di tutta una serie di poteri paralleli che rischiano di sostituirsi ai poteri dello Stato, e quindi anche il mondo immobiliare, il mondo industriale si ritrova a dover comunicare e dialogare con figure che non sono figure deputate a esercitare il loro ruolo, ma un ruolo parallelo. Quindi ritengo che sia fondamentale recuperare queste risorse, queste forze, e dedicarle alla sicurezza territoriale. E il nostro grande Leonardo, quando progettava la sua città ideale, progettava anche tutto quello che era un concetto di risorse umane laterali, bilaterali, circolari, le chiamava lui. Lui metteva un compasso al centro dell'uomo, e la vita dell'uomo era correlata a tutta quella che era la sua sicurezza, il suo ambiente e tutto ciò che governava, insieme ovviamente all'operatività, e per operare in maniera sana e in maniera che va verso lo sviluppo, dobbiamo assolutamente garantire un territorio in trama e inordito, la sicurezza, una sicurezza che non vuole essere un limite ma una forza. Quindi chi teme la sicurezza e il controllo sicuramente non sta operando e agendo in una dimensione ordinata e verticale, ma in una situazione sicuramente dubbiosa. Quindi il progetto di Atlante 2000 va verso questa linea, una linea che è stata anche condivisa, indossata da una serie di territori che sono disponibili a collaborare, a contribuire con noi una strategia. Sviluppo e sicurezza devono correre in un binario parallelo, non sono in contrapposizione ma in un binario di forze che unite vanno verso il raggiungimento di obiettivi strategici. Quindi il nostro, che è un paese che ha bisogno di crescere, ha bisogno di ristrutturarsi ovviamente da una situazione regressa politica che non ha sicuramente dato lo sviluppo che avrebbe dovuto dare, io penso che in questa progettualità sia fondamentale questa sicurezza. Grazie, questo grazie. Potrebbe portare uno sviluppo che è stato quantificato in 600 miliardi, in un aumento di 600 miliardi di fatturato, quindi l'azione e Atlante 2000 è sicuramente proteso e coordinato a collaborare con tutti i territori, mettendo a disposizione anche figure che oggi sono magari in pensione e disposte nel rango di tutto quello che è, per esempio il controllo del quartiere, il controllo del vicinato, il controllo di territoriale. Grazie, e poi grazie a lei. Pisa puntuale come l'architetto Bello per quanto riguarda l'ambito, ognuno ha il suo ambito negli interessanti progetti che presentate con il gruppo Atlante 2000. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare. Buon pomeriggio.